La famosissima serie TV coreana intitolata Squid Game ha coinvolto anche i videogiochi. Su Steam, infatti, è disponibile un gioco chiamato Crab Game, titolo gratuito usufruibile soltanto online, con un massimo di 35 giocatori contemporaneamente. I contenuti sono maggiori rispetto a quelli visti nella controparte di Netflix, essendo ben 9 diverse attività da svolgere in 28 differenti mappe. Per quanto l'idea possa essere buona, però, risulta avere una vasta gamma di problemi tecnici. Crash improvvisi del software, bug grafici quali la compenetrazione dei modelli di gioco, fino a dei veri e propri glitch in grado di renderlo ingiocabile. Ma non solo, sembra infatti che vi siano problemi ben più gravi relativi alla privacy degli utenti. Pare infatti che i giocatori, accedendo alla lobby pubblica, subiscano l'esposizione degli indirizzi IP, comportando diversi rischi. Un'idea che a streamer e a youtuber è piaciuta moltissimo, per cavalcare l'onda della fortunatissima serie, senza però tener conto di tutti i fattori che questa comporta.